Ciao Paola e bentornati nella mia cucina. Oggi ti preparerò del pollo allo zenzero accompagnato con delle zucchine profumate alla menta. Abbiamo del petto di pollo, dello zenzero, delle zucchine che abbiamo precedentemente tagliato a bastoncino e della menta che ci servirà per profumare le zucchine. Come prima cosa faremo dei piccoli bocconcini di pollo. Prendiamo una padella antiaderente, aggiungiamo un filo d'olio d'oliva e dello zenzero che abbiamo precedentemente tagliato a bastoncino. Andiamo in cottura. Con questo procedimento andremo ad aromatizzare l'olio d'oliva con lo zenzero. Una volta che l'olio d'oliva è abbastanza caldo, teniamo fiamma bassa e aggiungiamo i nostri bocconcini di pollo. Lasciamoli aromatizzare leggermente, aggiungendo anche un pizzico di sale. La cottura del petto di pollo la completeremo all'interno del forno. Eccoci qui. Il pollo è rosolato al punto giusto, quindi spegniamo il fuoco e lo spostiamo all'interno di una teglia da forno. Con un cucchiaio ricopriamo con i bastoncini di zenzero, mettiamo al forno. Passiamo al contorno. Io ho scelto di fare delle zucchine aromatizzate alla menta. Prendiamo la menta, ne usiamo soltanto le foglie, che romperemo leggermente anche a mano. Una padella antiaderente, un filo d'olio d'oliva e un aglio in camicia. Aggiungiamo rapidamente le zucchine, la menta che abbiamo preparato, un pizzico di sale e del pepe tritato. Le zucchine le scottiamo per circa 10 minuti in modo che rimangano croccanti e si aromatizzino con la menta. Ecco, le zucchine sono pronte, le travasiamo per poter liberarle dall'olio in eccesso. Il pollo è pronto, andiamo a toglierlo dal forno e appoggiamolo qui. Prepariamo subito il nostro piatto. Mettiamo la base di zucchine, aggiungiamo i bocconcini di pollo e della menta che abbiamo usato per aromatizzare il pollo. Eccoci qui, semplice da fare, veloce, quindi da alberigo. Buon appetito!